Isabella Della Vecchia, ciao, benvenuta. Ciao. Esperta di misteri. Sì, dai. Si può essere esperti di misteri? Ma diciamo che espertissimi di misteri non lo si è mai, perché non c'è sempre un mistero nuovo. Infatti, dove devono essere svelati i misteri. Quindi non potrai mai essere, conoscere tutto il conoscibile del mondo, dell'ignoto. Però oggi parliamo dei misteri e delle leggende che riguardano gli animali. Gli animali sono, alcuni animali sono anche particolarmente magici. Sì, diciamo che l'uomo è nato con gli animali. L'uomo primitivo cosa faceva? Era spaesato nel mondo, non sapeva come vivere e osservava la natura, osservava il comportamento degli animali, li guardava e diceva: ma com'è possibile che loro riescono a sopravvivere con un grande freddo, con un grande caldo? E allora cercava di imparare dagli animali, imparava dalla natura ad affrontare i problemi quotidiani, perché era quello che doveva superare. Addirittura arrivava a divinizzarli, perché vedeva gli uccelli che volavano, vedeva i pesci che andavano nel mare, vedeva animali che facevano cose che lui non era in grado di fare, e quindi per lui riuscire ad ottenere queste proprietà che lui definiva magiche, perché erano soprannaturali, significava appunto diventare un semidio e quindi avvicinarsi al mondo della natura, al mondo degli animali, che in questo modo veniva divinizzata. Ed è anche questo il motivo per cui è nato lo sciamanesimo, che è una delle prime forme religiose della storia, quella in cui il sacerdote, lo sciamano, andava in estasi, andava in meditazione, si metteva in contatto con il mondo divino e spesso e volentieri entrava nel mondo degli animali, diventava un animale, richiamava un animale totem con cui riusciva appunto ad arrivare, ad oltrepassare il ponte della realtà e arrivare dall'altra parte, insomma. Gli animali domestici che abbiamo in casa, penso soprattutto ai cani e gatti, sono ancora magici o a furia di stare con l'uomo si sono un po' smagicizzati? No, gli animali sono magici, hanno dei poteri extrasensoriali. Lo chiamiamo il sesto senso degli animali. Sesto senso animale, certo. Sì, perché sia i cani che i gatti hanno dei poteri incredibili. Riescono addirittura a prevenire dei disastri naturali. I cani i terremoti li sentono molto prima. I gatti riescono a sentire dei terremoti. È stato fatto una sorta di esperimento in Giappone in cui è stato chiesto a delle famiglie di osservare il comportamento del proprio gatto in casa. Gli è stato dato un parametro che andava da 1 a 4. Se il parametro, addirittura, vedevano un comportamento che tendeva al 2,3, dovevano subito chiamare il centro. E tutto ciò che i gatti hanno rilevato, hanno comunque i comportamenti strani che hanno dato modo al padrone di insospettirsi, gli hanno dato l'allarme, si sono rivelati fondati. Ma non solo questo, i cani e i gatti hanno dei poteri straordinari, riescono anche a sentire se il padrone, se il compagno di vita è in pericolo, se gli sta per capitare un incidente o addirittura se sta per morire. Ci sono dei casi di cani e gatti che hanno dato dei comportamenti assurdi, strani, ai genitori del figlio che era in guerra. Questo è stato appunto rilevato nella Seconda Guerra Mondiale. Addirittura è stata istituita una medaglia, la Dinkin Medal, che era riservata agli animali che in tempo di guerra salvavano gli uomini, perché loro riuscivano addirittura a sapere quando sarebbe arrivato un bombardamento aereo. Pazzesco. Ed è incredibile. Senti, ma il gatto in casa è forse l'animale più particolare? Sono i momenti in cui si fermano e sembra che fissino il nulla, ma cosa sta facendo? Allora, il gatto non te lo dirà mai quello che sta facendo, perché sappiamo bene che il gatto si fa desiderare, il gatto non gli interessa la vita dell'uomo. Però quando, non so, ti fa male la pancia, arriva sulla pancia, ti fa male la schiena, ti si mette sulla schiena, com'è? Allora, diciamo che il gatto sente le emozioni delle persone. Condivido tantissimo una teoria, la teoria di Hammer, che dice che molte delle nostre malattie, molti dei nostri disagi sono dovuti da un pensiero negativo, comunque da un disagio psicologico. Quando noi non stiamo bene psicologicamente, allora stiamo male, soprattutto il dolore di pancia, diciamo che è il sintomo più corretto nei confronti di uno stress o di un disagio mentale. Il gatto
nato sente più che il dolore della pancia, sente che noi stiamo male psicologicamente e quindi cerca appunto di accovacciarsi laddove percepisce questa negatività, questa nostra energia negativa che va nella pancia, va nella gastrite, va nel mal di testa, va insomma dove in punti del corpo. Senti, spesso cani e gatti in casa sono trattati tra virgolette da esseri umani, a volte addirittura vestiti così. Pensi che faccia piacere all'animale questa cosa o gli toglie un po' della sua natura? Allora, all'animale, al cane fa piacere quando il padrone ha attenzione nei suoi confronti, che sia magari quello di mettergli il vestitino, di giocare. Quindi il vezzo lo capisce, anche lui ha il vezzo di avere la cosa carina. Allora, io sono contraria a vestire gli animali, assolutamente, in maniera totalitaria. Però diciamo che il cane, se il padrone, nel senso, trova giocoso col cane, nel senso giocare con quell'abitino che magari fa freddo o comunque il cane la sente come un'attenzione nei suoi confronti, sicuramente la vive meglio di un gatto la vive malissimo, la campanellina al collo del gatto è la cosa peggiore che puoi fare a un povero felino. Però c'è una cosa che voglio ricordarti, al tempo degli Egizi i gatti non venivano vestiti, ma venivano venerati, c'erano dei sacerdoti che avevano il compito di addirittura imboccare i gatti sacri del tempio, quindi diciamo che non li vestivano, però gli procuravano dei cuscini particolari, delle vesti particolari, erano molto attenti al fatto che magari si coprissero, che stessero bene, e questi sacerdoti erano a loro volta venerati dal popolo egizio che appena li vedevano per la strada si inchinavano di fronte a loro, perché questi sacerdoti erano vestiti in un particolare modo e erano, il loro compito era proprio questo, di accudire gli animali sacri egiziani. Come ci si rende conto che il proprio animale è particolarmente ricettivo? Lo sono tutti o c'è anche per gli animali quello più o meno ricettivo? Allora, c'è anche l'animale stupido? Sì, io direi di sì, nel senso che gli animali hanno i caratteri esattamente come li abbiamo noi. C'è l'animale che sente di più, che entra di più in connessione con il proprio compagno, c'è invece quello che entra meno in connessione. Un esempio, ti faccio un esempio che ti farà capire appunto questa cosa. Quando un cane si perde o purtroppo viene abbandonato, ci sono alcuni casi in cui l'animale riesce a tornare a casa. Sono stati sì, delle storie anche di chilometri, anche di migliaia di chilometri, incredibili, sì, storie certo. Incredibili. Questo è un comportamento che è stato studiato da uno dei maggiori scienziati in termini di poteri extrasensoriali degli animali, che si chiama Rupert Sheldrake. Lui cosa ha osservato e ha riportato su un campionario di ricerche delle interviste a queste persone che avrebbero perso il loro animale, ma si tratta anche di gatti, l'avrebbero visto tornare a casa. Sheldrake appunto interpreta questo potere come un campo morfico e anche una sorta di elettromagnetismo che entra in contatto con la mente, con la testa dell'animale, ma ce l'abbiamo anche noi, perché noi abbiamo delle microparticelle di ferro nel cervello che ci mette in connessione con il mondo magnetico. Diciamo che noi lo chiamiamo senso dell'orientamento, una specie di bussola in testa, solo che negli animali è molto più attivo, è molto più forte, però anche nell'animale che comunque ha il carattere come ce l'abbiamo noi, c'è l'animale che si spaventa, l'animale che invece in una situazione in cui si perde è tranquillo, e quando l'animale è tranquillo riesce a tornare a casa il più delle volte, invece quando un animale si spaventa, è affamato, non sa dove andare, terrorizzato, il più delle volte non percepisce questo campo morfico e non riesce a sentire la strada di casa. C'è un caso che a me è piaciuto molto di Uri Geller, lo conoscerai, è il piegacucchiai, psicologo che piegava i cucchiai.
lui aveva un cane che si chiamava Joker, si perse lui insieme a degli amici in una grotta in Grecia, questo cane lo ritrovò da casa sua, lui rimase nella grotta per non so quanto tempo, giorni interi, rischiava di morire di fame e di sete, il cane Joker lo trovò. Non possiamo neanche dire ha un grande fiuto, gli animali devono avere qualcosa che va oltre il semplice fiuto, semplice vista o comunque l'udito, devono avere qualcosa in più che gli permette appunto di ritrovare non solo la strada di casa ma anche il padrone scomparso. Senti, vorrei chiudere ricordando la tua trasmissione Radio Bau, Quando va in onda, di cosa parla, perché se spieghiamo troppo in questa intervista dopo dicevo, ho già saputo tutto, no, ascoltiamola anche su Radio Bau. Ce ne sono talmente tante. Ce ne sono tantissime. Radio Bau, quando, come e perché? Allora, Radio Bau è in onda tutti i giorni, la mia rubrica. Allora, hanno cambiato gli orari e quindi siamo sfortunati. Vabbè, poi dopo lo scriviamo sotto all'intervista, non ti preoccupare. No, però so che va in onda alle 8:30 del mattino, alle 10:30, alle 8:30 di sera e mi sembra mezzanotte. Quindi insomma uno prima o poi la trova, se sta attento. Sì, assolutamente. Comunque, e di cosa parla questa rubrica? Allora, parla un po' di tutto. Io con Davide Cavalieri di Radio Bau ci divertiamo come pazzi, perché noi veramente andiamo dai misteri di Halloween con a spiegare il simbolo del pipistrello piuttosto che del lupo, dei licantropi, i vampiri che avevano a che fare con gli animali, a magari interpretare, cercare di spiegare un video musicale. Ultimamente abbiamo spiegato il video musicale di Madonna in cui ci sono dei tori e abbiamo affrontato il simbolo del toro come archetipo della forza maschile, della lotta appunto contro la materia. Lo trovate su Radio Bau ovviamente e parliamo veramente di tutto. Perché poi c'è anche podcast, volendo si può ascoltarlo, anche ok, quindi non vanno persi. Adesso finalmente sono stati attivati i famosi podcast. Senti, per chiudere, qual è l'animale più magico secondo te? Vabbè, il gatto. Il gatto, non ce n'è. Insomma, e non c'è strega senza gatto. E non c'è strega senza gatto. Però potresti farmi una domanda un pochino più particolare: qual è l'insetto più magico? Ah, perché ci sono anche insetti magici. Certo, la farfalla. Ah, beh, certo, ovvio. Perché ovvio. Ha così successo la farfalla? Perché la farfalla è il simbolo della resurrezione. Caspita. Certo. La farfalla nasce bruco, quindi un essere materiale che striscia nella terra, si incuba nella crisalide, per poi diventare farfalla, certo, e quindi risorgere verso il cielo in mille colori bellissimi. E quindi siamo anche in periodo di farfalle, quindi insomma. Assolutamente, l'ho detto apposta. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao, grazie.